In diretta dal circuito di Silverstone in Gran Bretagna va in scena la prima social race sul nuovo capitolo di casa con le Master Day One per la maggior parte dei sim driver, quindi su Formula 1 2020. Amici in Formula Italia, team consueto, un caloroso saluto da parte di Raffaellelli per voi Rossi. Come vedete mancano pochi minuti al termine di questa prima sessione di qualificazioni, ovviamente per questa social race decisamente amichevole per testare il gioco. 15 piloti in pista, per il momento la migliore prestazione è stata fatta registrare da Simone Violo, Renault 97195, che a bordo della Mercedes però lo ritroviamo in uscita dalla Cops in una posizione abbastanza parpina. Probabilmente ha commesso un errore, ha fatto un'escursione, prima occasione anche per prendere il feeling con le grafiche che, ahimè, vedo con più opacità personalmente, quindi credo che questo potrebbe essere un piccolo problema nel proseguire della stagione, ma comunque vedremo nei campionati le varie patch e via dicendo. Ci domandano anche se in effetti si è crashato poco fa Scarsonico, quindi vedremo anche se la lobby verrà ricreata. Insomma, è una serata di test non solo per i piloti, ma anche per vedere essenzialmente la stanza, per provare poi a livello di regolamento ciò che andrà modificato nell'attuale regolamento che ha, insomma, accompagnato, caratterizzato i piloti nella scorsa stagione agonistica. Andiamo a. No, si è tornato ai box anche Topping. Diversi piloti sono ai box in questo momento. C'è solo Giovi in pista, ma con un giro annullato. Patrick Speri a bordo della Williams sta tornando ai box. Daniele Prey, altro pilota in Mercedes, si lancia ora con un tono decisamente baritonale. Ecco, questa è una delle cose che abbiamo riscontrato finora, ovvero che il fatto spesso negli anni passati, quando una vettura o un pilota aveva una connessione un po' scarsa, ecco, mettiamola sotto questo punto di vista, non perfetta, era leggermente sincronizzato, sentivamo i giri motori e sparati al massimo. In quest'anno invece sentiamo i giri motori bassissimi e quindi è decisamente destabilizzante in questo momento seguire un onboard con Daniele Pai. Vediamo se con Long li abbiamo, no, nemmeno con Long. Comunque due piloti ex Prime nella scorsa stagione, al momento sono loro nel giro veloce. Andrea Longagnani con ciò che resta della Renault, la rinominata Alpine, quest'anno cambia il colore della sua casacca, del suo costume da banana. Andrea Longagnani dal giallo, quest'anno dovrà passare al blu. Eventualmente, se sarà questa la sua scelta, il suo drop, la sua vettura che lo accompagnerà nel corso della prossima stagione. Per quanto riguarda i tempi, giusto per curiosità, la pole di oggi, se non vado errato, di Hamilton in 26,1. E le gomme sono le stesse che avevamo l'anno scorso nel 2020, quindi per fare un po' di raffronto con quanto visto l'anno scorso, il miglior tempo per quanto riguarda la scorsa stagione è stato il 23,7 con la pole position fatta registrare da Mick, insomma, pilota che possiamo tranquillamente paragonare ai tempi sports, tant'è che per quell'occasione, visto che il gioco andava benissimo a livello di tagli, abbiamo anche approfittato per fare un raffronto. Tanto l'ingresso dell'Hangar Street c'era una ruota lì sulla sinistra. Non so se è eventualmente di Kaisermat o Mister X che vediamo ritirati, forse dato contro le barriere un pilota in quel frangente, quindi forse ciò va a giustificare, tra virgolette, quella ruota in quella posizione decisamente barbina. C'è una Mercedes che sta per transitare lì, vediamo, sì, proprio Re. Comunque tutti i piloti per il momento, mannaggia, sento con questa tra virgolette bug, anche fissi in ottava, no, Re scala. Ora, occhio sulla sinistra, dovrebbe essere ancora lì la ruota. No, prontamente rimossa le marce, almeno questo. Ah no, la vediamo solo dalla visuale spettatore, dall'onboard non la vediamo, dalla visuale spettatore sì. Va che meraviglie da primo giorno di scuola, essenzialmente. Tanto buonasera a tutta quanta la chat, tutti quanti i ragazzi si stanno collegando. Sì, Advance solo. Long mi aveva proposto di entrare in party con tutti gli altri ragazzi che stanno girando, ma credo che sarei decisamente molesto. E quindi per questa sera ci gustiamo così questo Day One con Formula 1 2021, anche per l'edizione standard. Ecco, negli scorsi 3 giorni abbiamo approfittato dell'Axe Edition, sono in versione digitale. Oggi che è finalmente arrivata l'edizione fisica, si è potuto iniziare a postare sui social la lunga catena da parte di Andrea Badolato dal 2010, eccetera. Buonasera a Chris Master, anche a Flaminio, buonasera a Luca, che credo dovrebbe essere online anche sul suo canale, dal suo onboard, per il momento non lo vedo.
Comunque, proseguiamo a dare uno sguardo ai tempi, poiché Re in questo momento ha fatto 1,25,4. Come detto, il limite dell'anno scorso di Mika era 23,7, quindi siamo ancora lontani, ma insomma ci si arrivava da una lunghissima preparazione. Il miglior tempo invece di Re dell'anno scorso è stato 24,012, quindi anche sotto questo punto di vista siamo lontani un secondo e mezzo. Il tipo di mescolo è lo stesso, quest'anno, come detto nei precedenti 3 giorni, in teoria dovremmo girare leggermente più lenti, però insomma, sono i primi giorni, non è nemmeno uscita la prima patch del Day One, quindi arriveranno poi le piste di Imola, Jeddah e Portimão, c'è ancora tanta strada da fare. Iniziamo a vedere se il gioco è stabile, tra l'altro lo inizieremo a vedere proprio con questo discorso di Scarso Nico, che purtroppo si è disconnesso, FBD Scarso Nico in 13ª posizione, e proviamo ad andare come... Dato a livello del gruppo staff ci dicono, proviamo ad andare avanti, vedere se rientra in stanza, vedere cosa succede alla stanza. Insomma, questa sera è un po' di test. Anzi, andiamo a vedere Scherzo Nico come lo vediamo, visto che dovrebbe essere già rientrato ed è in pista. Bella con l'Alfa Tauri. Spiace davvero sentire tutti quanti così con questo tra virgolette bug audio. Tutti, mannaggia, mannaggia. Tanto palese il fischio della turbina della Red Bull. Non male, perché si. Oddio, sembra un po' una Formula E, però si sente di più la turbina. Davvero niente male. Però non direi di evitare. Bandiera a scacchi quindi esposta in questo momento su questa prima qualifica di questa social race. Si va a migliorare Patrick Sperry in 7ª posizione. Fa lo stesso Nicola che agguanta la 7ª posizione. Vediamo lì davanti cosa succede per la pole, perché Fabio il Surname infatti era appena lontano, poco meno di un decimo dai tempi di Re. Con la Aston Martin Fabio il Surname riesce a conquistare la prima posizione, ma c'è anche Re che si sta migliorando di 160 millesimi sui parziali. Non male in effetti a livello di grafica in alto a destra, ecco, hanno aggiunto il nickname del pilota, quindi non male la posizione che occupa, potrebbe essere comodo anche questo. Vediamo comunque come va a chiudere Ray in 1:25.198, si riprende la prima posizione nei confronti di Fabio il Surname. Ray insomma ci ha abbandonato l'anno scorso verso la metà della stagione per impegni personali, sembra essere tornato decisamente in grande spolvero. Quarto posto per Raffo Idex, quinto per il momento Luca Flaminio, che ci viene dato con il Fuchs nel T2. Vedremo se questo bug del Fuchs nel T2, che c'è ormai dal 2017, andrà a caratterizzare anche quest'annato. Se Luca Flaminio a bordo dell'Alfa Romeo, decisamente bella a livello visivo, forse una tra le più belle che abbiamo dato uno sguardo rapidamente in questo momento. Vediamo come va a chiudere Flaminio in quarta posizione, 1:25.610. E allora termina qui questa prima sessione di qualifiche su F1 2020, un gioco che ci riporta, ecco, volevo evitare proprio questo, volevo stare comodo ai box per lasciare la schermata lì, invece il gioco ci porta in questa visuale terribile di inseguimento, però sull'Alfa Romeo di Luca Flaminio, la scuderia del Biscione, che quindi con il pilota di Lanciano ottiene la quarta piazza in questa prima qualifica su Formula 2021, solo 29 millesimi a separare Re 97195 e Fabio il Surname. Seconda fila dove troveremo Top Incastle e Fit Flaminio, terza fila per Raffo Idex e Daniele Play, quarta per Giovin Nicola, quinta per Patrick Speri e Dier Long, appena fuori dalla top 10 Sdem e Tia Prince, una coppia che quest'anno dovremmo vedere eventualmente insieme in qualche team, almeno dalle indiscrezioni che ci con la quale ci avevano lasciato lo scorso anno. Poi Kaisermat in 13ª posizione, FBD Scarsonico in 14ª. Andiamo avanti, vediamo se possiamo scendere ancora un po', perché dovrebbe essercene un altro. Infatti Ernesto Coppola, Mister X, tra l'altro è stato l'unico dei piloti a far registrare un tempo con la gomma media in 15ª e ultima posizione. Ma Ernesto questa sera è un insider per fare ulteriori test, ecco. Lo vedremo fare cose barbine, entrare, disconnettersi, fare un po' di cose per stressare il gioco. Insomma, questi test dobbiamo pur farli per, come detto in apertura, cercare di stilare poi un regolamento il quanto più consono possibile anche le difficoltà che crea il gioco. Questo è un test interessante già, poiché c'è una pioggerellina davvero leggera. Forse nel 2020 in queste condizioni avremmo addirittura visto i piloti partire con le gomme slick, forse è quella fantomatica pioggerellina che non va a bagnare il percorso. Per il momento vediamo che le gomme intermedie sono all'interno dei garage. Di solito quando lì c'è la full wet i piloti stanno montando l'intermedia, se lì c'è l'intermedia i piloti stanno montando la full wet, una gomma slick. Quindi vedremo se è addirittura una pioggia, almeno però sui bassi, sui dati F1 2020, 2019, eccetera. Vedremo, ecco, magari sarò clamorosamente smentito tra pochissimo.
tantissimo con i piloti che si schiereranno l'ultimo di pista con le gomme a banda verde. Teniamo pochissimi secondi. Sembrano tutti un'intermedia. Vediamoci proprio con la grafica. Sì, infatti, intermedia, almeno sotto questo punto di vista, svanito quel discorso che facciamo in precedenza. Si è mossa prima anche una Ferrari lì nel retrovie. Ok, non pensavo che qualche pilota non fosse riuscito a partire. Magari con i settaggi può capitare che qualcuno ha la frizione impostata a mano. Quindi ogni tanto è capitato in passato che si restasse piantati. La strategia del pit stop prevista ancora una volta continua ad essere disastrosa, almeno per quanto ci viene dato dal gioco, visto che, insomma, in queste condizioni di solito si punta o sulla singola sosta o nell'addirittura provare ad arrivare fino in fondo. Decisamente complicato, però, con la mescola intermedia su una pista tecnica faticante per le gomme come questa. A fare addirittura due soste, come ci diceva la seconda strategia, mi sembra un po' troppo ottimistico, visto che siamo, come detto, in sovraimpressione ad una distanza di gara al 50%. Giro di formazione quindi in questo momento che si sta andando a svolgere. Diamo la classifica a salire. Tanto finalmente abbiamo anche un po' di audio che possiamo gustarci. La Red Bull con Mister X in quindicesima posizione. La Alfa Tauri con scarso dico. Bello tra l'altro. Ah no, la Alfa Tauri ha il numero. Ecco, sull'alo, quindi questa potrebbe essere un dato in più per una scelta poi nei campionati, perché insomma, un conto avere Tag Heuer, gli sponsor ufficiali, un conto avere il numero personalizzato e il numero che si va a scegliere ovviamente del proprio avatar sull'alo. Sono anche queste scelte che andranno ad influire, almeno per me. Poi vedremo. On board con Keser Matt con la Ferrari in tredicesima posizione, l'Alfa Romeo di Ilthia Prince in dodicesima, l'altra Ferrari, quella di Snam, in undicesima piazza, di Erlong in decima posizione con un alo decisamente più semplice, ecco, con meno livelli aerodinamici rispetto a quanto visto in precedenza tra l'Alfa Romeo e la Ferrari. Patrick Speri in nona piazza a bordo della Williams, che credo sono una delle tre persone alla quale piace questa livrea, a quanto pare. Ottavo posto per Nicola a bordo della McLaren, poi Giovi con l'altra Red Bull. Sesto posto per Daniele Play, quinto per Raffo Idex con la McLaren, Flaminio, l'Alfa Romeo in quarta piazza, terza piazza invece per Topin Gesser, poi Fabio il Surname, bellissimo il verde British in queste condizioni per l'Aston Martin Fabio il Surname, e poi Re con la Mercedes in pole position. Ci siamo tutti quelli che si stanno andando a posizionare per dare il via a questa prima social race. Buonasera a tutta quanta la chat, Paolo, F, Mark, le sminate del doc, buonasera a tutti quanti, Andrea Bed, tutti pronti a viverci questa prima esperienza, questa prima social race. Si va a posizionare lì indietro la Alfa Tauri di Ernesto Coppola, Mister X in ultima e quindicesima posizione. Poi tutti pronti a dare uno sguardo ai semafori, che purtroppo da grafica ancora non appaiono. No, non abbiamo i semafori in questo momento. Ecco, questa visuale almeno ci aiuta. Si spengono in questo momento con il rilascio della frizione con le vetture che sgondolano discretamente. Fabio il Surname perde tantissime posizioni, è già in quarto, alla quarta posizione. Si ritrova risucchiato quindi dal gruppo. Poi troviamo le due McLaren con Nicola e Raffo Idex e procedono fianco a fianco, molto profonda la McLaren che era all'interno, con Nicola che riesce ad ottenere la posizione su Raffo Idex. Ancora tanti sovrasterzi, sembrano decisamente più complicate queste vetture da gestire a bassa potenza. Girano addirittura, la fanno girare con il posteriore i piloti nelle retrovie. Abbiamo visto un'Alfa Romeo, probabilmente quella del Tia Prince, uscire da curva 3 in una maniera decisamente vivace. Allora, Re davanti a Topin Kestrel, poi Flaminio, Fabio il Surname, autore purtroppo di una brutta gestione della potenza. Daniele Play in ottava piazza. Andiamo ad approfittare anche del discorso se magari si ribalga la classifica sulla sinistra nel corso dei prossimi giri per capire nel migliore i modi la situazione. Manca lo spray in condizioni di bagnato nella visuale spettatore, decisamente anche dall'onboard. Proviamo in questo modo. No, non torna. Quindi occhio lucido, occhio saggio da parte di Luigi di legge dalla chat. In effetti sì, almeno a livello spettatore, purtroppo non è in live Luca, quindi potevamo dare uno sguardo per vedere se c'era. Spero di sì, ecco, almeno quello dalla visuale on board del pilota. Nicola, all'interno di Raffo Idex, tiene la posizione. Sembra un po' più compatto il discorso dell'intervallo, il divario tra i piloti. Ecco, hanno approfittato, hanno tenuto lo spazio dedicato all'intervallo. Questo è troppo. Questa grafica è davvero un peccato così grande. E vediamo Flaminio, Daniele Play, Re quinto. No, Re ancora primo, quindi ancora c'è
Però solo con Re è saltato un po' la grafica, no, anche con Daniele Play, Chovy, non sono in quella posizione in questo momento, quindi continuo purtroppo a saltare, a miscelarsi la classifica in questo frangente. Cosa succede con il Tia Prince e Stem? Con Stem che ha provato un attacco probabilmente a curva 3, Tia Prince si è difeso all'esterno della 4. Dispiace davvero anche a livello audio, che appena siamo andati in gara, solo nel giro di formazione ha tenuto botta. Intanto continuano a legarsi i due piloti della McLaren, Nicola e Raffo Idex, poi alla Woodcock. Ruota, ruota, no, ritiro di Fabio il surname, credo in trazione. Eh sì, eccola lì la vettura, uno che ci passa piano, eccolo lì. Perso la vettura, immagino in trazione, ha impattato contro le barriere sulla destra. Ritiro, davvero un gran peccato questo per Fabio il surname. Ci permette di testare che siamo in regime di safety car virtuale e vedremo se magari si passerà questa safety car virtuale e diventerà una vera e propria safety car, poiché dai test abbiamo visto che c'è questa possibilità. Per il momento rimane la gara momentaneamente neutralizzata, quindi i piloti devono rispettare quindi il Delta Time. È davvero un peccato sia a livello visivo che non ci sia lo spray, è decisamente impattante come cosa. E a livello audio invece. Eh beh, se si commenta da solo, è difficile da spiegare. Sono tutte Formula E essenzialmente. Daniele Play intanto ha ricevuto una penalità, andiamo a vedere per cosa. 5 secondi, quindi immagino per un contatto, magari è andato a tamponare o è stato tamponato. Patrick sembra avere l'ala sana. Anche Daniele, che succede, credo. Ah, siamo ancora in regime di Virtual Safety Car, pensavo fosse ripartita la gara, ma siamo ancora in regime di VSC. Particolare, mi erano sembrati tornare tutti quanti a spingere, invece non vorrei che qualcuno al delta e qualcun altro no. Arriva un drive thru per Giovi, eccesso di velocità sotto regime di Virtual Safety Car alla ripartenza. Allora qualcun altro forse non è riuscito a gestire nel migliore dei modi il delta, e alla ripartenza si è creato questo patatrac, questa attimi di confusione tra Nicola, Raffo Idex e Giovi. Voglio rimetterci di più ovviamente Giovi, che dovrà quindi scontare questo drive-thru. Tanto Flaminio me lo sono perso, è andato al sorpasso di Topin Kestrel. Fino a poco fa era il pilota dell'Alfa Romeo a inseguire quello Alpine. Lì davanti Re non ha 1 minuto e 47 di vantaggio. Sì, ha tutto il tratto di Mangos e Bagels in realtà, però 1 minuto e 45 mi sembra decisamente troppo. Un'escursione da parte di Raffo Idex, ma nemmeno la terra che viene sollevata. Mamma, che brutto. Escursione da parte di Raffo Idex e perde posizioni. E attenzione, no, ritiro anche per scarso Nico. In uscita di nuovo Virtual Safety Car. Sì, in uscita da Chappell, l'ha persa sulla sinistra. Torna ai box anche Giovi. Vediamo se sotto. Non lo so se sotto regime di Virtual Safety Car si può scontare un drive-thru. Nel dubbio, Giovi è entrato troppo forte e quindi prende anche 5 secondi di penalità. Non ne ho la benché minima idea, ecco, a livello di regolamento, se sotto regime di Virtual Safety Car si può andare a scontare il drive-thru. Sotto Safety Car, no. Sotto Virtual, I don't know. Non approfittano comunque di Erlong e gli altri per guadagnare queste due posizioni con Giovi che è tornato ai box e anche Raffo Idex, invece la sua scelta più decisa, ha subito puntato, ecco, l'ingresso in pit lane, mentre Giovi ha deciso proprio negli ultimi metri di andare ai box. Ho l'impressione che la Virtual Safety Car sia decisamente più lunga quest'anno, almeno nel primo frangente. Vediamo questa seconda quanto dura. Intanto Giovi è uscito ora dai box. Vediamo quale pinna. No, ancora il drive-thru, quindi. E anche vediamo a livello di gomma. Ha montato gomma nuova. Ha fatto lo stesso Raffo Idex. E credo abbia cambiato anche l'ala, poiché è abbastanza staccato da Giovi. Ok, rispettare il delta. No, quello è il tempo fatto registrare. Ripartono in questo momento. Ok. Stavo cercando di vedere se magari sul volante compariva il delta, insomma, per capire qualcosa, qualche dato in più che ci sta arrivando anche dalla chat. Virtual Safety Car decisamente più lunga, non male. Speriamo. Intanto Mister X con DR Long. Dov'è Mister X? In quale. Ah no, sembrava addirittura al tratto esterno, all'esterno di Beckett. Personalmente, dalla visuale in quel frangente dall'alto,
perdonatemi, uno senza voce, e in quel frangio dall'altro sembrava essere addirittura in una via di fuga, invece era dall'esterno di Andrea Longagnani per chiudere il sorpasso. Sarebbe quindi in nona piazza. Lì davanti, ok, finalmente è tornato stabile il distacco tra Re e Luca Flaminio, 3 secondi e mezzo, non 1 minuto e 45 come detto da parte del gioco in una maniera un po' birbante. È tornato l'audio solo dalla visuale spettatore. E nemmeno con tutti. Esempio, il passaggio qui doppio inchiostro non abbiamo per nulla sentito, in compenso sentivamo delle vetture in lontananza. In questo caso sì, l'abbiamo sentito, però tutti che passano con questo borbottio. Provo a vedere magari, perdonami, magari le schermate brutte, se a livello di audio si può modificare qualcosa. Perché c'è un'impostazione anche per avere l'audio ovattato come se si è nel casco, ma insomma sarebbe stupido che si vada a buggare nella modalità spettatore. Ernesto sì, è l'unico che si sente bene, anche dalla visuale spettatore. Stem appena vicino. No, sentiamo Ernesto che arriva, ma Stem no. Tanto giro veloce per Simone Viola, subito rubato, migliorato da un Luca Flaminio, lo diciamo a denti stretti, diciamo in questa gara che si sta trovando decisamente bene. Quanto fatto nei precedenti 3 giorni non lo diciamo. Davvero un peccato, non si sente. Ah, 3 secondi di penalità anche per il Tia Prince, 3 secondi per Raffo Idex, si vedono decisamente, ecco come stanno i secondi di penalità. Tra l'altro l'offset fatto tipo in questo modo è terribile. Credo sia quello che ho modificato io, quindi per le live ci sarà un inghippo non da poco. Telecamera, telecamera, telecamera. Dove ho lasciato telecamera? Non si può modificare la telecamera. Eh no, in corso di live non si può modificare la telecamera. Acciderpolina. E quindi spiace questo board. Però vedi, in questo modo si vedono le linee a terra, si controlla bene chi taglia, quindi bisognerà impostare una telecamera del genere nel correre. Flaminio in pallissima sul bagnato, sì, viene ridotto addirittura sotto i 3 secondi il divario da Harry. Dietro un po' più staccati gli altri piloti c'è Speri in scia ad un altrettanto in palla Daniele Play. Insomma, sì, l'anno scorso è cresciuto tanto in Prime, ma questo, almeno in questo momento è tra i grandi. Insomma, Patrick Speri, campione della Prime del 2018, l'anno scorso in Sport, ha anche vinto la gara in Vietnam, autore di più podi. Insomma, si è difeso egregiamente in una Sport League che alla fine ha avuto un livello magari non il massimo di quello che abbiamo visto negli anni passati, però decisamente tutti più compattati. E quindi, se magari eravamo a 2 decibini, ecco, rispetto a quanto fatto in passato da Domi Power, Just Lawler, Scruggs negli anni prima, o con Alberto, quest'anno Topping e Raffo hanno tenuto alto l'onore della Sport. Ma c'erano Gianluca, come Lissano, lo stesso Patrick e il Tia Prince che in qualifica riuscivano a difendersi anche. Bandiera già allentato nel T1 per un testa coda di una Ferrari, credo Kaisermat, altro interprete quest'anno della Sport League, sì. Tra l'altro. Insomma, è un po' un colpo al cuore rivedere la Ferrari con il numero 27, però bravo Matteo Geraci anche sotto questo punto di vista. Credo che l'unico che possiamo seguire a bordo è Mr. X. Ci avete capito qualcosa sui setup? Credo che qualcuno che avevano capito i piloti l'hanno dovuto modificare per la gara, ecco. Già si sta puntando, oh, lungo è tanto lì davanti il Tia Prince, cambio dell'host, quindi credo sia caduto Flaminio. Sì, mannaggia, era 1,6, Luca Flaminio dare 1,5. Attenzione, sto guadagnando ancora il bot.
A quanto è impostato il bot? Stava volando nei confronti, no, adesso si sì, è riallontano. Quindi forse un'uscita non felice dalla Stouper, immagino. È davvero un peccato la disconnessione per Flamino, ne approfitto per invitarlo. Tanto ormai grafiche brutte ve ne sto facendo vedere tutte. Si è verificato un errore, non mi fa invitare. Credo qualche inghippo con il PSN. Poiché più volte, 4 volte non mi ha fatto invitare, spiace. Magari riesce a passare dalla party Luca. La fa inquadra Flemings e non si incazza Cufo. Niente. Iniziamo benissimo. Lotta tra l'Alpine e la Red Bull con Andrea Lughignani. Lotta tra staffer, mettiamola così, tra due ragazzi che si spendono molto per il nostro forum, anche a livello organizzativo, con Dierlong che all'interno di Laffield riesce ad ottenere la momentanea nona posizione nei confronti di Ernesto Coppola, che fa anche un discreto sovrasterzo uscito invece da Woodcock. Poi si lanciano verso quella che c'è Sport in una maniera decisamente parpina a definire la Cops sei tu, però anche queste sono storie di motori, seppur virtuali, comunque motori. Vicino Snever nei confronti del Tia Prince e anche Patrick nei confronti di Daniele Play, quindi occhio a questo duello. Vediamo, arriva prima Patrick nei confronti di Daniele, no, è lontano. Allora spostiamoci con Snever e il Tia Prince. Decisamente più basso, forse a livello di setup, se vogliamo cercare di capire qualcosa al Tia Prince, visto che fa scintille in tratti rettilinei dove gli altri invece non lo fanno. Probabilmente l'andrà a fare anche in uscita qui dopo la club o sul breve rettifilo principale. Andiamo a dare uno sguardo. Testa coda di Snow in trazione, mannaggina. E quindi non diamo uno sguardo alle scintille del Tia Prince. I segreti, vedi come si nascondono i setup tra virtuali compagni. Maniera gialla prontamente rimossa, perché Snow è riuscito a ripartire. E credo che la difficoltà sarà, quanto detto a Luca, che l'host probabilmente non potrà essere un pilota, perché non sto continuando a cercare di invitare Luca, ma appena proprio premo su invito mi comunica che si è verificato un errore. CE44222, non lo so, cioè no, così come Luca non mi fa invitare nessun altro. Intanto Tia Prince ritirato a testa coda di stemma, ragazzi, non mi si può lasciare soli un attimo a Cidermolina. Tia Prince dove? Lì sulla destra l'ha persa pesantemente, poi è andato ad impattare nel mentre anche stemma è andato in testa coda in uscita da curva 3 ed è andato talmente lungo nella via di fuga che è stato anche rimpustato dal gioco. Quindi ne stiamo vedendo tante e sono serate di test che servono anche a questo. Magari non il massimo, ecco, mi spiace, spiace, da vedere sotto alcuni punti di vista, però serve a ciò. Luca Flaminio intanto è a 2-4, gli dico magari di provare a rientrare dal gioco o dal fatto. Poi ecco, io personalmente non posso invitare proprio nessuno. Appena premo su invita mi dà questo errore, quindi non potrei invitare nemmeno Re. Se poi verrà confermato questo discorso che l'host non può essere un pilota se c'è questo problema, sarà un bel inghippo questa stagione. Bandiera gialla di nuovo, credo, testa coda di Long. Sì, uscita dall'ultima curva, decisamente prolungate, però arrivano questi testa coda in zone molto lontane, ok? Che siamo sul bagnato, tra l'altro sembra quasi aver smesso di piovere, invece un po' di pioggerellina c'è ancora, anzi dall'onboard sembra quasi essere aumentata. L'unico onboard che possiamo seguire è questo con Mr. X. Vediamo come affronta il tratto di Laffid e Woodcock. Sì, avanza se puoi, grazie mille, prova assolutamente. Più testiamo, più stressiamo il gioco, a costo che esploda la lobby, lo facciamo, nessun problema. Se riesci, grazie mille. Intanto è tornato ai box Stem, a livello di gomme credo sia tornato sulla mescola intermedia, sì. Mi dava tempo di non guidare l'operazione, comunque un buon vantaggio su Flaminio, sul bot di Flaminio che è trasparente, ok. E intrigante il fatto che Topping non so quanto era arrivato il divario da Flaminio. Vediamo, perché insomma
personalmente ho trovato il livello dell'IA dei bot decisamente più rapidi rispetto all'anno scorso, quindi vedremo se eventualmente ci sarà di rimettere mano anche sul livello dell'IA, sulla velocità dei bot, eccetera, eccetera, perché insomma, in un capitolo dove dovevamo soltanto aggiornare le livree, semplicemente se non si sono fatti grossi cambiamenti a livello di fisica delle vetture, QuadriMaster invece ci ha tenuto a approfondire, ecco, un po' il sistema di guida, e sono venute fuori delle differenze che stanno anche mettendo in difficoltà piloti esperti che di colpo, come sono capito, in questi primi giorni non si stanno trovando. Erano tutti con la testa al 2022, tra l'altro con le vetture presentate proprio ieri. Personalmente l'ala anteriore è una delle cose più brutte, l'altezza del muso anteriore è una delle cose più brutte mai viste in Formula 1, che ok, si cerca l'innovazione, ok, si tornerà a girare più lenti, ma poi lo sappiamo, gli ingegneri e i piloti sono i primi a prendere del materiale grezzo e trasportarlo, trasformarlo, aggiungere cose per tornare ad abbattere i record dei tracciati, però a livello estetico l'ala anteriore è personalmente una delle cose più brutte che io abbia mai visto, però se aiuterà, se renderà le gare più divertenti, ben venga anche quelli nella realtà, poi nel virtuale credo che ci divertiamo lo stesso, visti i lunghi trenini che ci sono stati nel corso degli anni. Il problema per noi non è stato stare vicino a un pilota, ma riuscire a sorpassarlo senza che quello dietro ti sorpassasse a sua volta. Quindi a livello virtuale le difficoltà sono state queste. Intanto attenzione a Patrick Speri, che si è avvicinato un po' di più nei confronti di Daniele Plain. Momento si fa vedere alla club degli specchietti. Allora via in trazione. Farebbe comodo, era un board, però si sente bruttissimo. E quindi torniamo con la visuale esterna. E il gioco ce le porta a bordare. No, non lo vogliamo. Mannaggia. Speriamo lo risolva. Ecco, c'è tempo. Prima di settembre-ottobre, ecco, immagino a livello di calendari con la pre-season, l'inizio dei campionati, speriamo vadano a risolvere queste difficoltà. Specie questo a livello audio, perché vedere un video bellissimo con l'audio registrato tramite una patata è terribile. Il botto di Flaminio è arrivato a 4-2 da Re. Però Topping ha preso sia sì, non mezzo decimo a Flaminio, okay? Anche che sono condizioni di meteo particolari, ecco. Toraffo Idex al sorpasso di Kaisermat. All'interno di Laffield. Ottava posizione per Raffo. Kaiser prova largo. Riesce comunque a far girare la sua Ferrari. Era finito con le ruote di sinistra sull'erba. Riprovo a spammare inviti. Ah, appena premo su invita amici, purtroppo mi comunica sempre questo solito errore. Luca comunque è saltato per un ristato di connessione, PSN, perché è stato lanciato fuori anche dal party, quindi non so se c'è stata proprio qualche difficoltà a livello anche di PSN. Buonasera a tutti, buonasera Gioaco2, spettatore per la prima volta, anche a voi non fa comprare Formula 1 per PlayStation 4. Non vorrei che il giorno che oggi è il 16 sia un po' problematico, perché si poteva avere dal. No, credo che il pre-order fosse solo con la Deluxe Edition. E oggi, ad oggi con la Standard dovresti poterlo acquistare senza problemi. Personalmente dico prova domani, perché magari con tutti i pre-order che ci sono stati, anche per l'edizione Standard, per l'uscita di oggi, magari si aspettavano che chi volesse avere il gioco ad oggi non andava a comprare fisico, media, working, stop, eccetera, eccetera. Sul PSN credo ad oggi dico magari aspettare, soprattutto quando le difficoltà stiamo avendo questa sera per alcuni video, quindi non vorrei che ci sia qualche problema anche a livello di PSN. Personalmente a questo punto ti direi di provare domani. Avanti, Re è arrivato a 6 secondi e mezzo ormai di vantaggio nei confronti di Topping, un Topping che sta trovando la quadra per andarsi a prendere la seconda posizione, nel dubbio comunque gli viene concessa dal botto di Luca Flaminio che torna ai box. Giro 13-26, siamo a metà gara, si apre adesso in teoria la finestra per i pit stop. Bandiera gialla, ritiro di Re in trazione all'ultima curva.
Sì, lì sulla sinistra, clamoroso ritiro di Re, che stava conducendo tutta la gara a Simone Violo, e così Topping si ritrova in testa al GP, per carità, una social race, che però sta mettendo in difficoltà diversi piloti anche esperti, insomma, Re, Thiem Rins, Fabio Elsner-Nehme, sono piloti che corrono da tanto, soprattutto su Formula 1 2020. Personalmente Scarsoni l'abbiamo visto poco sui capitoli a ruote scoperte, decisamente di più su quelli a ruote coperte, su GT Sport. Ha anche ottenuto una vittoria rappresentando proprio Formula Italia Team in degli eventi contro altre community. E particolare, insomma, che sia arrivato questo ritiro di Re ancora una volta in una fase molto lontana dall'uscita di curva. Ok, l'effetto pendolo, ok, il bagnato, però sembra quasi che la vettura parta, che ci sia quel fantomatico turbolag che ha attanagliato un po' i piloti l'anno scorso in Formula 2. Decisamente particolare come situazione. Esattamente, che ho pensato a questa soluzione, volevo solo una conferma e grazie per l'attenzione. Rimango in ascolto e in visione di questo stream. Grazie mille, Iaco2. Buonasera, grazie mille. Poi ecco, personalmente, se non eri interessato a avere il gioco il prima possibile, fare i primi test, se il gioco ad oggi è così, ecco, a livello offline funziona abbastanza bene per ora la carriera. C'è qualche problema per come stanno gestendo il discorso del carburante, perché ad esempio a Monaco, che si parte già il serbatoio, ecco, non è abbastanza capiente a Monaco, a Singapore, per imbarcare tutto il carburante, ora che sia sempre standard. Ti chiedono di risparmiare la benzina, che però non puoi risparmiare perché la mappatura è unica. Quindi o ti qualifichi con la miscela magra, intanto sfumacciata dal posteriore di Topping. Non so se per un momento il gioco ha deciso di sollevare un po' d'acqua, oppure se addirittura stiamo per assistere a un puffete della power unit della Renault. Non sembra, sembra proseguire senza troppi problemi. E quindi molto bene. Attenzione, l'usura delle gomme! Non male! E cosa dobbiamo fare per avere questo raffronto tra Topping e Nicola sull'usura delle gomme? Stare su di loro per più di tot? Non male questo discorso, intanto veniamo già nel T3 con il ritiro di Stam. Credo che però si stiano anche impegnando per cercare di far uscire la safety car a questo punto. Davvero niente male la grafica per il confronto tra le gomme. Cerchiamo di capire come fare a riaverla. Daniele Blake comunque è andato in terza posizione, ci saluta. Sicuramente nel corso della prossima settimana organizzeremo altre social race, continueremo a testare e stressare il gioco prima di agosto, poi a metà agosto andremo in pausa e da settembre ripartiremo con la Formula Open, per poi poter entrare nel vivo con la pre-season e i campionati. Immagino nella seconda metà di ottobre se ne parlerà, bisognerà anticipare un po' rispetto all'anno scorso, visto che c'è una gara in più, visto che gli impegni sono tanti. Vedremo quello che sarà il format della Formula E, le vacanze, le festività, insomma c'è davvero tanto da fare. E quindi vedremo a livello di calendario. Nel dubbio vi rimando ai nostri social, Telegram, Instagram, Facebook, siamo Twitter, siamo ovunque, Formula Italian Team, per avere tutti i vari aggiornamenti ed anche delle serate di test più leggere, come abbiamo fatto in questi 3 giorni, dove abbiamo avuto, ecco, l'occasione di trasmettere anche questi 3 giorni in anticipo, visto che alcuni ragazzi avevano preso la Digital Edition, che consentiva quindi questi 3 giorni di, tra virgolette, accesso anticipato. È un gioco assolutamente in beta per il momento. Ho sentito la maggior parte dei ragazzi aspettare non solo il primo taglio del prezzo, ma anche una prima patch o qualche aggiornamento, perché per il momento è uscito solo la 1.04, ma risolve un discorso di salvataggi nella carriera offline. A livello di prestazioni, soprattutto multiplayer, per ora c'è davvero ben poco, e quindi andare a spendere una settantina di euro per un, se si punta soltanto al discorso online, ad oggi non ne vale la pena, si può tranquillamente aspettare. Se si è interessati anche al discorso offline, la carriera in singolo o cooperativa, anche questa è una delle novità per questo periodo di Formula 1 2021, si può pensare di prenderlo. Io personalmente ho giocato, ho finito la modalità storia con la Breaking Point, ne vale la pena. Ecco, mi sono sentito soddisfatto alla fine. 6 orette, ecco, di intrattenimento, di scenari, di gare proposte, quello non è valso la pena, è stata una bella esperienza. La fisica in alcune cinematiche è un po' così, gettata lì, è proprio in qualche momento scompare, che, no? Però ecco, ne è valsa la pena.
Vabbè, intanto ha una penalità, ma per cosa? 8 secondi addirittura? Una, se non vado errato, era per il tamponamento. Approfittiamo anche per vedere come sono le schermate del direttore di gara, uguale essenzialmente negli anni passati. Vediamo quali penalità vengono visualizzate. La penalità di 5 secondi, l'avviso, l'avviso, l'avviso e la penalità di 3 secondi, va bene. Incidenti, vari incidenti. Vediamo, approfittiamo. Quali sono i gravi con il Tia Prince per Daniele Play? Ah, ecco per quali sono. E i vari pit stop. Va bene, nulla di troppo differente, però ecco, a livello di staff fa anche avere la certezza che non ci sia, non è differente. A me è piaciuto Breaking Point, sì, Advance. Bellino, magari ecco, un team di Formula 1, due piloti esperti che pagano anche mancino per arrivare a correre con determinati team, magari anche alcune scelte di lotte tra team è un po' rivedibile, ecco, a livello di Formula 1 reale è molto romanzato, però tra tutte le scelte che due piloti esperti di Formula 1 si lasciano influenzare dalle paroline dette nel paddock da un singolo, quella è stata un po' scricchiola, però tutto il resto dai, ne è valso la pena. Intrigante, impattante anche sentire Vanzini parlare bene, scandire tutto bene, preciso, preciso, anche usare termini. Va contro le barriere invece del solito. Oh, muro Leclerc! No, Charles! Particolare. Vabbè, mica poteva essere Drive to Survive. Una sosta, un'inquadratura è fatta palesemente per richiamare Drive to Survive. Comunque, se non vado errato, tra le ultime, negli ultimi capitoli, ecco. Ma comunque, non spoileriamo, ecco. Possiamo anche dare gli spoiler, sulla modalità storia. Con quale vettura l'hai fatta, Advance? Ecco, ora sono curioso. Io, Alfa Romeo. La buttiamo lì, ecco. Facciamo i mega sondaggioni con quale vettura si vanno a fare cose. Ecco, Alfa Romeo, se non vado errato, si sì, ho avuto contro l'Alfa Tauri. Con l'Alfa Tauri ho visto che alcuni si trovano contro la Haas a dover sfidare. Se si sceglie la Haas, sia contro la Williams. Particolare anche da quel punto di vista. Con l'Aston Martin non ho la benché minima idea di quale team si vada a dover fronteggiare. Ecco, per la storia, eccetera, eccetera. Continuo a guidare le operazioni. Torniamo a dare un'occhiata in pista top in Kestrel e anche andare uno scorta ai tempi, perché l'anno scorso sia la Sport che la Pro fecero la qualifica con le mescole intermedie. Intanto di nuovo eccolo qui l'aggiornamento, quindi credo che dobbiamo stare per un po' su dei piloti per avere quell'aggiornamento. Topping che ha un anteriore messo decisamente meglio rispetto a quanto fatto da Nicola a livello di gestione della gomma per il momento, quindi siamo a 8 giri dalla fine. Credo che tutti i piloti stanno cercando di andare fino in fondo, tranne chi comunque ha già fatto la sosta, ma una sosta di rincalzo per modificare la propria strategia. L'anno scorso in qualifica Mister X 1.37.1 con la mescola intermedia, però non era un buon giro, tant'è che Stam fece 1.34.9. Diamo uno sguardo al passo di topping con però una mescola intermedia che è in fase di calo per dare giusto uno sguardo. Un secondo e mezzo anche in questo caso, così come abbiamo visto più o meno in qualifica tra la pole e la migliore delle prestazioni per i piloti. Quindi personalmente sono i primi giorni, gioco da sistemare eccetera eccetera, ma penso che almeno sui 6 decimi quasi fino al secondo credo che un po' tutti saremo più lenti in questo delta. Poi sicuramente tra 3 mesi saremo invece tutti velocissimi, prontissimi a Sakhir in Bahrain, tra l'altro, prima volta che la stagione di Formula Italian Team non si aprirà in Australia. Quasi sui 10 secondi, intanto il divario tra Topping e Nicola 46, questi 26 giri. Ecco, abbiamo iniziato una quarantina di minuti fa, quindi la gara di domani durerà No. Abbiamo avuto l'intermedia Virtual Safety Car. Credo che la gara di domani sarà su una mezz'ora, visto che saranno 17 giri. La Sprint Qualifying Race. Insomma, hanno lanciato un po' di parole a caso e hanno tirato fuori questo format per domani. Ovviamente con la Formula Reale in Gran Bretagna. Prima fila Hamilton Verstappen, poi terzo Bottas. Vedremo che. Soprattutto se ne chiacchierava, ecco, su Sky, team minori, insomma, dovrebbe essere un format che vada a dare una mano a incentivare più i team minori a far bene.
Ma in realtà se Russell ti fa questa prestazione sul giro singolo, addirittura mettendosi nel Q3 di nuovo e anche davanti a Sainz, se non vado errato, in una piazza, domani in 17 giri credo che così come è successo nelle scorse gare verrà risucchiato dal gruppo, quindi i team minori hanno tutto da perdere, anzi la Haas credo che meno giri fa, meglio sta, visto che sviluppi non ce ne sono, è bilanciata quanto un'altalena, anzi forse le altalene sono più bilanciate, però un'altalena che fa tutto quanto il giro, che è tutta storta, un po' svitata, ecco, mettiamola in questo modo, non perfettamente fissata e anche un po' arrugginita, immagino, dall'aglio dell'as, e quindi vediamo, no? Sono un po' titubante anche dal fatto che è stata una bellissima qualifica comunque, però no, no, non conta nulla, quello è stato un po' anche brutto, demoralizzante personalmente da vedere. Padre Speri continua a tenere comunque la scia di Daniele Play, Daniele Play che come vedete dalla grafica di sovrappressione dovrà scontare 8 secondi di penalità, 8 secondi così come Giovi, sono 6 invece quelli per tutti i presi per limiti della pista da parte di Kaiser, Mattadier, Long, Raffo Idex e Mister X. Un Mister X tra l'altro che è l'unico con la quale possiamo andare on board, allora magari dal prossimo giro ci possiamo un giro intero, completo, on board con Ernesto Coppola. Finché andato a chiudere l'ennesimo passaggio sul 36 e 4, misuriamo ecco il divario al giro con Nicola, e credo sia poco meno del secondo, 37-0, quindi 6 decimi. Andiamo con un ritmo per quanto riguarda la coppia Daniele Play Patrick Speri sul 37-1, comunque abbastanza fotocopia Patrick Speri e Mister X sul 37-0. E allora un giro a bordo con Mister X a caccia della coppia Daniele Play Patrick Speri. C'è stato lo scambio mentre che eravamo a bordo con Mister X tra Daniele Play e Patrick Speri, un Daniele Play che sembra in difficoltà in questa fase, anche a livello di gomme in trazione, è sembrato accusare il colpo nei confronti di un Patrick Speri che è passato e se n'è andato. Restiamo un po' proprio con Daniele Play per provare a vedere se anche in questo caso esce di nuovo la grafica che abbiamo avuto prima sulla destra nel raffronto tra le gomme, per vedere come siamo a livello di usura. Sarebbe più interessante tra Patrick Speri e Daniele Play, però anche tra Daniele e Mister X può essere comodo, visto che Ernesto sta suonando la carica nei confronti dei compagni, ecco, che ci sono stati in Prime in anni differenti, poiché insomma sono generazioni differenti di Prime League, visto che Mister X ha corso in quella categoria nella sua stagione esordio su Formula 1 Team nel 2016, Patrick Speri nel 2018 vincendo anche il titolo piloti e costruttori con la Haas, e Daniele Play la scorsa stagione su F1 2020 a bordo della Racing Point, tenuto anche nella vittoria in Russia, diversi piazzamenti sul podio, ecco, uno dei piloti che è cresciuto di più e che tra l'altro nel Fit Gala che abbiamo avuto la scorsa settimana è stato anche il titolato il pilota che ha avuto la miglior crescita nel corso della stagione. Per il momento tiene la coda di Patrick, riaggiorniamoci anche con i distacchi. Addirittura 11 secondi è arrivato il vantaggio topping su Nicola, continuando a guadagnare
Proviamo a restare ancora su Daniele per avere quella grafica sulla destra, ma per il momento non sembra comparire. Sto provando a premere tasti per vedere se c'era qualche comando strano, però per il momento no. Vediamo un po' di odore. Botta di Flaminio può far poco. I piloti, insomma, nelle retrovie con Raffo Idex, che l'anno scorso in Sport League più volte si è dovuto guardare le spalle, non solo da Freccia d'Argento, dalla Mercedes di Topping Essere, ma anche da due vetture arancioni. Intanto Giovi fa la migliore prestazione in 36-1, dicevo, dalle due vetture arancioni, le coppie McLaren. A proposito di Gala nomination migliori piloti, McLaren della Sport League è nominato miglior team con Tals e Stem, ovviamente miglior team della stagione. Giovi, per lui una Pro League in Alfa Tauri con il campione, tra l'altro è diventato piloti Simone Carruba, drago lievitato. Buono anche la scorsa stagione di Giovi, con un po' meno presenze per impegni, però quando c'è stato ha anche aiutato con il suo compagno di scuderia. Quindi vedremo, ecco, se poi questi piloti li troveremo in pista all'inizio della prossima stagione, dove saranno, chi passerà di categoria dal 50 al 100, chi resterà al 50 per provare qualcosa di più, o un salto di categoria magari dalla Prime alla Sport, o restare in Sport o in Prime per cercare di vincerlo il titolo. Insomma, tutte queste domande io me le faccio guardando Long, che già l'anno scorso pensava a un passaggio alla 100%, poi è restato in Prime. Quest'anno anche lui, bella la crescita, nominato insomma tra le 5 nomination per la miglior crescita da parte dello staff, e vedremo per Andrea Lugagnani. Ecco, un po' di interrogativi ci sono se restare in Prime e provare a vincere il titolo piloti, visto che lui quest'anno ha chiuso terzo essenzialmente correndo le ultime 6-7 gare della stagione, perché quelle precedenti non arrivava prontissimo, davvero ben figurato nella gara inaugurale in Australia, transitando per primo sotto a Benira Scacchi, ma per una penalità da parte del gioco è scivolato in seconda posizione dietro a Ferra. E vedremo invece se provare a salire di categoria, è stato sempre a 50 con la Sport League, o perché no cambiare, andare in una distanza di gara al 100%. Una possibile prova, ecco, sono sempre tanti temi che attanagliano anche Kaiser Matt, che per la verità nelle interviste post-gara dell'anno scorso ci aveva detto che potevano arrivare delle notizie che sì, lo allontanerebbero eventualmente dalla possibilità di correre sul Formula Italian Team, ma che però a livello di vita personale sono belle notizie, quindi vedremo anche, insomma, quelli che saranno gli impegni privati, perché di base è uno sfogo, un divertimento, poi noi ci mettiamo tutto il contorno, lo rendiamo tra virgolette forse anche troppo serioso, tra le varie competizioni, gli highlights, la voglia di arrivare fino in fondo, tutte le occasioni che però vengono sempre tantissimo supportate dalla community, e quindi al solito, come detto, ci spingono a fare sempre cose nuove. E anche quest'anno, nonostante sia stata un'annata dove ci si poteva vedere poco, quelle poche occasioni le abbiamo sfruttate tra i raduni e il vedersi virtualmente, aggiungere i volti dei piloti, ecco, nelle chiamate Discord. Anche questo, uno dice vabbè, può sembrare poco, però insomma in un anno dove stare chiuso in casa sempre in culla, magari avere un dare un volto a quella voce che con la quale ti alleni tutte le sere, credo sia stato un bel plus. Topping Castle intanto sta percorrendo il penultimo giro, discreto il margine, il vantaggio nei confronti di Nicola 46, terzo posto per Paris Perry, un terzo posto che ad ora è deciso anche per le penalità, visto che nei play 8 secondi di penalità e Mister X 3, un Mister X che però gira con gli stessi tempi di questa coppia. Vediamo se Daniele deciderà di battagliare un po' in pista eventualmente con il Montpatrick. Mister X viene in momento a chiudere la top 5, disconnesso purtroppo Luca Flaminio, che sta per essere sopravanzato da Raffo Idex. Autobusto per Giovi, nono per Dierlong, e a chiudere la top 10 il primo citato Kaisermatt. Ora ultimo giro con purtroppo un board, continua questo bug audio ad attanagliare l'onboard dell'Alpine di Topping Essere, insomma un Alpine che esordisce bene anche con questa nuova livrea, la Renault. Attenzione, Raffo Idex va a passare il botte di Flaminio, quindi come ho detto
e esordisce bene, quindi con questa livrea l'Alpine soffitta, perché è una social race, però comunque lì davanti con Topping Kestrel ampio il margine di vantaggio su Nicola 46, Topping anche per lui, insomma parlavamo di passaggio di categorie, chi farà cosa il prossimo anno, la prossima stagione agonistica 2021-2022 per Topping. Campione in carica della Sport League, insomma, la categoria maggiore, ecco, di punta sulla distanza di gara al 50%. C'è da capire se vuole restare in sport a difendere il titolo o se vuole provare un salto di categoria. Il suo compagno regionale, ecco, di regione, territoriale, Alberto Farris, fece proprio ciò. Non vinse la Sport nel 2019, però figurò bene Alberto Farris in Arte Cusco a quei tempi. E poi è passato in Master League, che dovrei al 100% di punta del forum, e ha lì ben figurato qualche ottimo piazzamento sul podio, una pole position in Francia. Quindi vediamo, non sarebbe male ricomporre la coppia sarda Topping Kestrel e Michele Secchi. Non farà il 100, non lo regge. Vedremo. Alberto, intanto gli cade la mandibola, gli cade la mascella. Comunque, Topping Kestrel quindi va sotto la bandiera a scacchi, vince questa prima social race su Formula 2021 per Formula Italian Team. Bandiera a scacchi che sta attendendo l'arrivo anche della McLaren di Nicola 46. Stagione sfortunata l'anno scorso per lui in Master League, vedremo se può essere carburante, può essere un po' di benzina, può essere un po' di ottimismo questa prima social race, questo feeling con il gioco. Terzo posto, quindi podio per Patrice Perry davanti a Daniele Play, Mister X che scala in sesta piazza per il botto di Flaminio che però è disconnesso, quindi terzo Patrice Perry, quarto Daniele Play, quinto Mister X, sesto Raffo Idex, settimo Giovi, ottavo Dierlong, nono Kaisermat. Flaminio, il botto è arrivato alla fine. Ecco, questo sarà un problema a livello di classifica, eccetera, perché per il Trucks bisognerà modificare un sacco di cose se i botti non si fermano. E il botto è arrivato alla fine, però non viene classificato. Non verrà classificato. Eventualmente Luca Flaminio andrà a figurare tra i ritirati insieme a Stem, Retia Prince, Scherzo Nico e Fabio il Surname. Vittorio Rossa, se viene reinvitato, può entrare. Ci è capitato di essere rientrati senza problemi. Una cosa, se poi subentrano altri bug o problemi del gioco, per cui a volte non fa invitare o gli inviti non vanno. Lì è tutto un altro discorso. Quindi è stato testato, ecco, da parte del buon Lopez, che se cade Lost esso può rientrare con degli inviti. Il problema è proprio quello che ha detto nella seconda parte, che purtroppo ci sono stati ulteriori bug. Perché appena andavo a premere su Invita Amici, mi dava quel messaggio di errore detto in precedenza. C'è qualche numero random, ecco, che adesso non ricordo. Festeggiando l'avatar di Topping Kestrel, Mister X viene intitolato pilota del giorno. Io sblocco un trofeo, mi piace guardare, a quanto pare, così denominato dalla Codemaster. Tutto ciò è un po' imbarazzante, può essere un po' frainteso. A quanto pare ci sono i trofei anche solo per stare a guardare una gara in modalità spettatore. Grazie, quindi ragazzi, hanno corso questa sera per avermi aiutato nel platinare il gioco. Eventualmente Advance, dovrei fare anche tu questo trofeo, visto che tu sei un trophy hunter. Festeggiano intanto i primi tre classificati con Topping Kestrel, Nicola 46 e Patrick Speri a chiudere il podio sul terzo gradino del podio. Poi quarto posto per Flaminio, quinto per Daniele Play, sesto per Mister X, settimo per Rafuidex, ottavo per Giovi, Dierlong in una posizione, decimo per Kaisermat. Da ciò che ho detto, togliete Flaminio, me ne sono dimenticato. E poi ritirati Stem, Retia, Prince, Scarso Nico e pausa d'effetto, Fabio il Surname, giusto, con Luca Flaminio invece disconnesso. Direi che siamo in conclusione. Vediamo se possiamo andare con i primi tre o con i ragazzi che sono arrivati fino a tre ore per avere qualche feedback sul gioco. Quindi attendete un momento. Abbiamo Dierlong e Mister X, che sono due ragazzi che sono arrivati al traguardo. Hanno ben figurato. Partiamo al modo Ernesto Coppola, vedremo, perché quest'anno, l'anno scorso è stato un po' difficile. Buonasera ragazzi, buonasera. Ma Siamo si entra live. così senza Siamo bussare, live. sì, senza Buonasera a niente, tutti. come la Virtual Safety Car, come il termine di Virtual Safety Car, così de botto dovevi partire, è stato Oh, ecco, bellissimo. ad esempio, Penso come il un discorso po' virtual. forte. No, così de botto proprio, così de botto ti dice termine regime Virtual Safety Car.
No, o meglio, prima ti toglie il delta e poi ti dice termine del regime di cioè, non ti dice come l'anno scorso la virtual sta per terminare. Così, di botto ti toglie il delta. È stato bellissimo. Bene, ma non benissimo. Male, ma malissimo. Vince che chi ha la reattività più alta. Saremo tutti lì così attaccati al volante per capire quando potrà terminare la virtual. Una volta che ti dice termine virtual safety car, puoi andare senza dover rispettare sì, il delta. Sì, sì, puoi... puoi andare. Il problema è che se quello davanti si pianta, disastro. No, il problema è se hai il delta rosso. Quello è il problema principale. Se hai il delta rosso, non hai tempi di reazione per rientrare nel delta. Però la cosa molto bella che abbiamo notato sia io che Ernesto, che tra un po' stavamo facendo un incidente, si sono piantati tutti davanti alla penultima curva, alla chicane, e anche a noi ci ha dato il delta tutto rosso. Esatto. Così. D'un tratto ci siamo trovati 2 secondi, abbiamo dovuto inchiodare, però è stato bello. No, sotto il punto di vista della guida è totalmente migliorato, assolutamente. La macchina la senti, i cordoli li senti, molto molto bello, c'è da fare tanti chilometri, ma è bellissimo. E tra l'altro senti la macchina in reazione, cioè in trazione, tutte le sensazioni che ti dà sul volante, quindi molto più gestibile. Soprattutto sulla pioggia. A proposito di pioggia, vedevate voi lo spray sollevato dalle vetture? Io non vedevo niente. Io a inizio gara sono andato alla spera in Dio, come quei vecchi capitani di vascello con il lumino e tutto il resto, perché non vedevo proprio niente. Però nessuno si è fatto male, quindi siamo stati tutti molto bravi. E aggiungo una cosa. Quest'anno bisogna provare le gomme da pioggia. Da pioggia? Sì. Nel senso full wet o intermedio? No, provarle anche nei test in settimana, perché l'usura della gomma è diversa dall'anno scorso. Sì, non ci sarà una Russia 2.0 a quanto pare. Molto bene, allora direi che siamo in conclusione sulle immagini della Williams. Come vedete, dentro nel telaio, malamente scolpito, modellato, ecco, all'interno delle vetture, con questa storia del fondo piatto, hanno fatto un disastro. Comunque sì, bravo Giovi, te le presenze le hai fatte, il problema è che sono stato io assente tanto in pro, quindi me le sono perse. È come se non l'avete corse quelle gare dove io non c'ero, quindi la Pro League per me ha come corso 4 gare. Come si permette lei? Ma lui era impegnato in un altro campionato. Direi che siamo in conclusione. Grazie a tutti quanti, ragazzi, dalla chat. Comunque avete aiutato in questa serata d'esordio Barbina. Grazie ovviamente anche ad Ernesto e Andrea per averla corsa. Grazie a voi. Grazie a te per averla commentata. E grazie a Mark per essersene dimenticato. Molto bene, ringraziamo anche tutti quanti gli altri ragazzi che sono scesi in pista, chi arriva dal traguardo, chi no, chi ci ha provato, dai, grazie a tutti quanti e vediamo, teniamoci aggiornati sui social, perché potremmo anche essere online domani per la sprint qualifying, quindi vedremo quel che sarà, sì. Sicuramente domenica per il Gran Premio di Gran Bretagna con la Formula 1 Reale. Ci salutiamo così, sì. Grazie ancora, sì? Dicevo, sì, sì. Ci vediamo domani se Flaminio non boicotta la sprint race. Sono un po' di campagna per far capire le cose alla FIA, dai. Va bene, ci sentiamo sui social. Grazie mille ancora anche da parte di Raffaele Lelli, per voi Rossi. Buonanotte, ciao.